Ecco, preciso subito, nel mio intervento io prendo in esame un arco cronologico più ampio rispetto a quello della Resistenza, prendendo in esame dal 1943 al 1947 e riflettendo su Resistenza, Costituente, Costituzione, anche perché tra Resistenza, Costituente, Costituzione c'è un nesso non solo cronologico ma anche causale, sono strettamente interdipendenti. Per quello che riguarda la Resistenza, riprendo e rilancio la riflessione che ci ha dato prima Aldo Agosti sull'essere un fenomeno, un'esperienza italiana, europea, ma anche planetaria, perché riguarda anche quel vastissimo universo, lo dico anche perché è presente un mio studente cinese che va dalla Corea alla Cina, tutto il sud-est asiatico, all'Indonesia. E la Resistenza da questo punto di vista è una esperienza planetaria e epocale, perché con la Resistenza per la prima volta nella storia, e in particolare nel Novecento, ci sono centinaia di migliaia, ma anche nel loro insieme milioni di persone, soprattutto giovani, civili, che impugnano le armi. Non c'è più nella Seconda Guerra Mondiale il fenomeno dei soldati volontari. I volontari sono i civili in armi e anche i civili, uomini e donne, che li appoggiano e li sostengono, che vogliono porre fine all'occupazione tedesca in Europa, giapponese in Asia, ma anche porre fine alla guerra e anche quantomeno immaginare, sognare, ma anche progettare un mondo in cui le guerre non ci fossero più. È uno strano paradosso questo di civili che imbracciano le armi perché le guerre non ci siano più. E nel mio intervento lo stesso farò ogni tanto dei riferimenti al dibattito che si è avuto in ambito storico ma anche in ambito politologico e giuridico su queste tre questioni che vi ho elencato: Resistenza, Costituente, Costituzione. E parto da un libro di Giorgio Galli, è forse lo studioso più noto di storia dei partiti politici. Ahimè, gli studiosi di storia dei partiti politici hanno dovuto in questi ultimi anni rifare nuove edizioni e in un qualche modo ripensare molto i loro studi precedenti. E dice Galli: la storia avventurosa e tormentata dei partiti politici italiani, quali vennero costituendosi e organizzandosi dopo la caduta del fascismo, coincide con quella dell'evoluzione economica e democratica del nostro paese. Un'affermazione quanto mai condivisibile. Anche Simona Colarizzi, che è un'altra collega studiosa donna, in un libro che ha anche lei rieditato su storia politica della Repubblica, partiti, movimenti e istituzioni, parla dei partiti ma in un qualche modo poi ricostruendo nella storia di lunga durata, da garanti del nuovo ordine democratico costruito dopo la tempesta della guerra e i vent'anni della dittatura fascista, i partiti hanno svolto a lungo una funzione cardine, fino a identificarsi con lo stesso Stato e ad accreditare un'equazione distorta come estrema difesa di un ceto politico sempre più delegittimato. Democrazia uguale regime partitico. In estrema sintesi è questa ricostruzione che viene fatto. Cito ancora
un altro grande storico che è stato anche il mio maestro accademico, Pietro Scoppola, che in un libro molto bello destinato agli studenti, anzi un libro che ripubblicava le lezioni da lui svolte agli studenti di scienze politiche, il titolo è Lezioni sul Novecento, dedica un ampio capitolo alla resistenza e sulla resistenza però propone come indicazione di metodo e anche come oggetto di riflessione agli studenti che la resistenza non può essere ricondotta esclusivamente alla resistenza militare, alla lotta militare. C'è anche tutta la grande questione della resistenza civile, usa questo termine. E in questo libro Scoppola anche fa una critica molto forte nei confronti di una corrente storiografica che è stata chiamata revisionista, in particolare prende di mira Renzo De Felice e più ancora Ernesto Galli della Loggia, per la ragione che in particolare Ernesto Galli della Loggia riconduce la crisi dell'identità politica e civile del nostro paese al momento fondativo della Repubblica e anche al fatto che nell'antifascismo non era rimasta una contraddizione, la contraddizione fondamentale per Ernesto Galli della Loggia è quello dell'incontro tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, ritenuti entrambi due partiti che fino in fondo non condividevano e non accettavano le premesse della democrazia parlamentare. Ma concludendo su questi piccoli riferimenti al dibattito storiografico, voglio spendere una parola su un libro molto bello che ha fatto anche molto discutere, in particolare per il suo titolo, di Claudio Pavone. Il titolo è Una guerra civile, subito dopo però precisando Saggio sulla moralità della resistenza. Cosa dice Claudio Pavone in questo libro? Sostiene che la resistenza è un fenomeno complesso, anche contraddittorio, ma anche vivo e ricco, un fenomeno in cui si intrecciano la guerra patriottica per il recupero dell'indipendenza del nostro paese dall'occupazione tedesca e dall'occupazione dello Stato fantoccio dei tedeschi e la Repubblica Sociale Italiana, ma anche una guerra civile, ma anche una guerra di classe, con, come si può dire, l'ovvia implicita conseguenza che la Costituzione che deriverà dalla resistenza, sostanzialmente la Costituzione repubblicana, è un proficuo incontro, convergenza che non era assolutamente scontato delle diverse componenti e tradizioni dell'antifascismo italiano, antifascismo italiano di lunga data che riguardava anche i vent'anni precedenti agli anni della resistenza. Ma ecco, qui io riprendo il tema che avevo appena enunciato. La resistenza non è stata solo la lotta armata, combattuta dai partigiani contro i tedeschi e i loro alleati fascisti nelle zone geografiche non ancora liberate dagli eserciti alleati. La resistenza è stata certamente anche questa lotta, costata tanti morti e tanti sacrifici, e che ha avuto un'importanza fondamentale per il riscatto dell'Italia, anche di fronte agli alleati. Ma se l'immagine della resistenza si ferma a questo aspetto, il rischio è poi quello di vederla come una lotta di una minoranza armata contro un'altra minoranza armata.
cioè gli italiani che avevano aderito alla Repubblica Sociale di Mussolini, nel quadro di un paese desideroso solo di uscire dalla guerra ed estraneo ad ogni scelta ideale, in un paese che diventa, cioè, come è stato scritto, una lunga zona grigia. La resistenza è stata anche la resistenza dei militari che hanno rifiutato di schierarsi con il governo di Salò e hanno subito per questa una lunga e penosa deportazione in Germania. Sono oltre 600.000 persone tra soldati e ufficiali, ma è stata la resistenza di popolazioni che hanno assistito e nascosto gli ebrei perseguitanti. È stata la solidarietà di popolo di fronte alle tremende prove della guerra, è stata la resistenza civile che arricchisce il quadro della resistenza armata. D'altronde è bene ricordare che Arrigo Boldrini, l'inventore della resistenza in pianura, il mitico von Bulow, non c'è nulla, per così dire, di così ossimorico che un ragioniere panciuto assumesse come nome di battaglia quello del generale prussiano più famoso nella storia dell'Ottocento, ma d'altronde, se mi permettete un piccolo inciso, anche il mitico generale Giapp nella vita non era certo un militare, aveva fatto il pasticcere esule in Francia, anche in questo caso quanto di più lontano dall'immaginario militare. Vi dicevo, Boldrini, l'inventore della lotta partigiana in pianura, fondamentale per evitare che la lotta partigiana rimanesse chiusa, isolata nelle montagne, ha documentato come per ogni partigiano combattente fossero necessarie almeno 5 persone che lo sostenessero materialmente e giornalmente, e tra queste 5 persone la maggioranza è ovviamente costituita da donne. Questa è la resistenza in estrema sintesi, e Tina Costa prima lo ricordava con passione e fervore. In Italia la resistenza armata, come sappiamo, inizia l'8 settembre del 43. Sono ogni tanto un po' pedagogico perché sono presenti gli studenti che sono stati prima richiamati, ma anche adesso un gruppo di studentesse che seguono i miei corsi all'università. Dicevo, inizia nell'8 settembre del 43 con l'occupazione tedesca e termina il 25 aprile del 45 con l'insurrezione dell'Italia settentrionale. Vi confluirono due componenti principali: l'antifascismo storico, che aveva condotto l'opposizione durante il ventennio e che fornì alla resistenza linee programmatiche e anche quadri dirigenti, in diversi casi questi quadri formandosi nella guerra di Spagna, che è stata prima ricordata, combattendo con le brigate internazionali a difesa della Repubblica, e l'altra componente, l'antifascismo, chiamiamolo nuovo, dei più giovani, che a cui si unirono poi nella resistenza, ai margini, senza grande convinzione, anche quelle forze sociali conservatrici che si erano dissociate dal fascismo dopo il 25 luglio e che in linea di massima poi aspiravano a conservare un fascismo senza Mussolini. Ma non mi dilungo su questo. Operarono nella resistenza, coordinanti nei comitati di liberazione nazionale, i CLN, il Partito d'Azione, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Democratico del Lavoro, nonostante la denominazione era un partito sostanzialmente liberale con forti presenze e influenze della massoneria,
il Partito Liberale, rinato sotto legge da spirituale di Benedetto Croce, il Partito Socialista. Si formarono anche i CLN regionali e provinciali, anche cittadini, persino di quartiere in molte realtà. A Milano il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia nel dicembre del 1944 ricevette dal governo di Roma una delega di potere per dirigere la guerra nell'Italia ancora occupata. Sulla natura del CLN si svolse un vivace dibattito. Per l'ala moderata, PLI, DC e anche Democrazia del Lavoro, si trattava solo di una temporanea alleanza di partiti, mentre per il Partito d'Azione in particolare avrebbe dovuto essere l'embrione di nuovi istituti democratici. Rimasero fuori dal CLN il Partito Repubblicano per la sua pregiudiziale antimonarchica, gli altri partiti avevano accantonato la questione monarchica e anche alcune formazioni di sinistra che contro la politica di unità nazionale chiedevano sbocchi rivoluzionari alla crisi. Ecco, all'unità politica del CLN corrispose una unità militare più labile nel corpo dei volontari della libertà, il CVL, il cui comando generale fu assunto dal generale Cadorna, affiancato però da due esponenti partigiani, l'azionista Ferruccio Parri e il comunista Luigi Longo, prima ricordato, in qualità di vice comandanti. Prevaleva in questo modo la tesi che riconosceva i partigiani come esercito di popolo e non solo come oscuri ausiliari degli alleati. Il movimento partigiano, e sono stati dati prima i numeri, non li ripeto, ma diciamo è un universo estremamente vasto e anche per molti aspetti sottovalutato per le ragioni che prima Tina Costa ricordava. Ecco, qual è la struttura complessiva dal punto di vista, diciamo così, della collocazione politica dei partigiani combattenti? A differenza delle bande partigiane bianche o autonome che facevano riferimento alla rinata Democrazia Cristiana o all'esercito in quanto tale, quelle ben più numerose e militarmente più forti fanno riferimento al Partito Socialista e ancora di più al Partito d'Azione e al Partito Comunista. Sono le Brigate Matteotti, le Brigate Giustizia e Libertà e le Brigate Garibaldi. In questo caso sono brigate fortemente politicizzate e portatrici di idealità di radicali rivolgimenti sociali e politici, pur condividendo tutte l'obiettivo primario della liberazione del paese dall'occupazione nazifascista. Faccio una riflessione per quello che riguarda le brigate Garibaldi. Significativamente queste brigate, come già era avvenuto nella guerra di Spagna con il battaglione Garibaldi diventando poi Brigata Garibaldi, nella propria denominazione si richiamano all'eroe del Risorgimento italiano e non a caso poi il volto di Giuseppe Garibaldi nelle prime elezioni politiche dell'Italia repubblicana del 1948 avranno come simbolo proprio il volto di Garibaldi, quasi a significare il recupero di una forte identità e unità del paese con l'immagine dell'eroe del Risorgimento. Questa diversità di diversi livelli di politicizzazione, tuttavia, e questa varietà di obiettivi non ha mancato di creare nella resistenza armata talvolta tensioni,
talvolta anche conflitti, soprattutto nel nord-est del nostro paese. C'è a questo riguardo la vicenda personale raccontata più volte da Pierpaolo Pasolini e dai suoi familiari. Però per quanto riguarda la resistenza civile, ancora bisogna ricordare, spesso questo è dimenticato negli studi sulla resistenza, dove si insiste molto sui partiti, che la resistenza civile, che tocca gli strati profondi della società italiana, più e oltre i partiti politici, mi dà un po' d'acqua. Bisogna ricordare che operano le organizzazioni che diventeranno di massa via via create, tra questi il Fronte della Gioventù, i gruppi di difesa della donna, i primi nuclei sindacali, prima ancora della firma del Patto di Roma e della ricostituzione della CGIL unitaria. È sufficiente ricordare, ne ha fatto prima riferimento Aldo Agosti, ai grandi e partecipanti scioperi del marzo del 1943, che investe tutte le regioni industriali del nostro paese. Ma nella resistenza civile interviene anche realizzando capillari interventi di assistenza e contribuendo al recupero e alla difesa del tessuto stesso della convivenza umana, l'organizzazione diocesana e parrocchiale della Chiesa Cattolica, pur in una situazione in cui la Chiesa, nelle sue linee d'insieme, nei suoi vertici, è attestata su posizioni che allora venivano chiamate di attendismo. Più tardi verrà creata la categoria dell'affascismo. Posizioni di affascismo e di attendismo contro le quali si batteva con rigore e coerenza il movimento dei cattolici comunisti. Ci avrebbe potuto dire qualcosa Marisa Rodano se fosse stata oggi presente, in quanto il marito Franco Rodano ne era il leader carismatico e autorevole. Il ruolo dei partiti ovviamente cresce e si afferma via via che il paese viene liberato. Sono i partiti uniti nel Comitato di Liberazione Nazionale che, attraverso un aspro confronto con la monarchia, raggiungono il compromesso che prevede la convocazione, dopo la liberazione, di un'assemblea costituente per dare all'Italia una nuova Costituzione. All'indomani della liberazione di Roma, il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, Ivanhoe Bonomi, assume la guida del governo in sostituzione del governo. Per conto del Comitato di Liberazione Nazionale, Ivanhoe Bonomi assume la guida del governo in sostituzione del generale Badoglio. Il compromesso viene poi formalizzato in un decreto legislativo del luogotenente del Regno il 25 giugno del 1944, noto come Costituzione provvisoria, in quanto disciplina il passaggio tra i due regimi. E contemporaneamente il CLN Alta Italia strappa la delega a rappresentare il governo centrale dell'Italia ancora occupata e promuove l'insurrezione nell'aprile del 45, assicurando il passaggio dei poteri al momento della liberazione. Ho fatto riferimento a questi due momenti perché vi danno immediatamente l'idea, anche dal punto di vista giuridico formale, come la resistenza si istituzionalizzi, come la resistenza diventi il fondamento poi della nuova Italia repubblicana e democratica. C'è un altro punto rapidamente su cui voglio intervenire, e cioè le elezioni per la
per la Costituente del 2 giugno del 1946. Elezioni per la prima volta nella storia d'Italia a suffragio universale, non più dimezzato, come dicevano le prime dirigenti dei movimenti di emancipazione delle donne nel primo Novecento. Votano per la prima volta gli uomini e le donne. Ed è significativo che in queste straordinarie elezioni del 2 giugno del 1946, le immagini ci rinviano anche una splendida giornata di sole, che sono elezioni senza condizionamenti di poteri forti, né nazionali né internazionali. Sono elezioni anche svolte con il sistema proporzionale puro, con una infinità di liste, eppure il 75% dei suffragi va ai tre partiti di massa, alla Democrazia Cristiana, al Partito Socialista e al Partito Comunista. Quell'assunto in questi ultimi anni così a lungo propagandato, per cui il sistema proporzionale genera automaticamente una parcellizzazione del voto, beh, in questo caso non si è rivelato assolutamente infondato. Si apre una nuova fase, la fase della Costituente, della fase ovviamente in cui i partiti diventano i soggetti fondamentali. È bene ricordare però, e questo ha a che fare con quello che sta succedendo in questi mesi e anche in queste ultime settimane, che giornalmente i giornali tutti del nostro paese davano conto di quello che nell'aula dell'Assemblea Costituente veniva discusso e veniva approvato. Non solo, ma persino per facilitare il lavoro dei costituenti vennero pubblicate e rese disponibili anche in versione sintetica proposte ai lettori dei quotidiani i testi delle costituzioni del mondo intero, in particolare di quelle più avanzate, la Repubblica di Weimar e la Repubblica Cecoslovacca, a cui occorreva fare riferimento. In questo periodo, ma già nella seconda metà del 1945, questa è l'altra riflessione sintetica a braccio che vi propongo, si era posto a livello politico, per così dire, una discussione e una dinamica, per alcuni aspetti differente da quella che inizialmente si immaginava, non più una dialettica tra partiti di moderati e partiti di sinistra, ma una dialettica tra partiti di massa e partiti di elite. Nei partiti di massa rientra a pieno titolo la Democrazia Cristiana, nei partiti di elite rientra il Partito d'Azione, che nelle elezioni per la Costituente ottiene un risultato elettorale quasi irrisorio. Ed è questa anche una delle ragioni per cui nell'Assemblea Costituente e in quello che per molti aspetti è il comitato redazionale della nostra Costituzione, il gruppo dei 75, non siedono, per così dire, i grandi esponenti del prefascismo, Croce compreso, ma siedono i nuovi i dirigenti di questi partiti che vi ho elencato, alcuni di questi giovanissimi. Io vorrei citare per orgoglio nazionale, non c'è più Gemma Azzuni, per esempio, che uno delle persone più coinvolte nell'elaborazione e nella scrittura della Carta Costituzionale è un sardo, Renzo Lacconi, giovanissimo, neppure trentenne, ma vorrei ricordare che anche un altro dei padri costituenti, Giuseppe Dossetti, che al termine della sua carriera, che lo vede rinunciare alla vita politica, diventare monaco e poi ritorna in Italia quasi novantenne, fonda
i gruppi per la difesa della Costituzione, perché in anticipo rispetto anche a molti di noi aveva capito la possibile deriva di messa in crisi della Costituzione repubblicana. Giuseppe Dossetti, anche egli era poco più che trentenne, forse anche questo bisogna ricordarlo, che la nostra Costituzione è una straordinaria creazione di giovani e giovanissimi del nostro Paese. La Costituzione viene discussa, elaborata e poi approvata nel dicembre del 1947 con una maggioranza vastissima, quasi plebiscitaria. E della Costituzione io vorrei ricordare solamente l'incipite della Costituzione e vorrei chiudere proprio su questo. Incipite della Costituzione che trova l'accordo dei tre partiti di massa che prima vi ricordavo. I comunisti rinunciano senza grande problema alla formulazione iniziale, che era quella della Repubblica dei lavoratori, per accettare invece quella della Repubblica fondata sul lavoro. E in questo caso non è un motivo, per così dire, ideologico o anche retorico, o anche la riconoscenza ai lavoratori che durante il fascismo e nella resistenza avevano dato il maggior contributo, ma è anche un riferimento molto più semplice e banale alla modernità, al fatto che nella società moderna il lavoro è il fondamento della socializzazione, oltre che della produzione, anche fondamento dei livelli di presa di coscienza e di politicizzazione. Questo è l'essenza della Repubblica fondata sul lavoro. Ecco, infine, l'altro elemento, il riferimento della Costituzione all'antifascismo. Nel momento stesso in cui la Costituzione fu presentata, si chiarì subito che per quello che riguardava l'antifascismo non si trattava solamente delle norme transitorie finale, ma si trattava dell'ispirazione di fondo della resistenza, del fatto che si trattava finalmente di una Costituzione che riusciva a sancire che i diritti sono di tre tipologie e sono strettamente intrecciati: i diritti civili, certo, i diritti politici, ma anche i diritti sociali. E tra i diritti sociali è bene ricordarlo proprio oggi: il diritto alla salute, il diritto, anzi in ordine cronologico, diritto all'istruzione, diritto alla salute e anche diritto al lavoro, con la consapevolezza allora condivisa che senza questa ultima tipologia di diritti, i diritti sociali, i diritti politici perdono molto del loro valore, e anche gli stessi diritti dei cittadini, non più cittadini astratti ma persone in carne ed ossa, anche i diritti vengono meno. Questo è, diciamo, il sunto estremo della nostra Costituzione repubblicana, e spero di aver dato anche qualche elemento di conoscenza sui contributi variegati, non scontanti, che hanno portato il nostro Paese non solo alla fuoriuscita dal fascismo, alla vittoria nella resistenza, ma anche a dotarsi di una straordinaria Costituzione. Grazie.